Grande Torino, un mosaico granata di assoluta bellezza e splendore, costruito con passione e cura e andato in mille pezzi in un baleno durante un pomeriggio piovoso di maggio. Il Grande Torino, la squadra degli invincibili, dei campionissimi, l'aereo che si schianta sul colle di Superga, il Torino che muore, il mito che nasce. Aprile 49, a San Siro per l'ultima partita su un campo italiano. A Milano si gioca Inter-Torino, la seconda contro la prima. Il Toro ha 4 punti di vantaggio. Finisce 0-0. Bacigalupo, il portiere granata, ha fatto miracoli. Mancano 4 giornate alla fine. Lo scudetto è virtualmente conquistato da Mazzola e compagni ed è il quinto in 5 campionati. Si può andare in Portogallo adesso. C'è da giocare la partita d'addio al calcio di Ferreira, capitano del Benfica, nonché amico personale di Valentino Mazzola. Torino faceva spesso di queste partite, ma le faceva anche per contentare di più i giocatori che forse non avevano, diciamo così, un premio soddisfacente come lo potevano avere quelli dell'Inter, come lo potevano avere quella, insomma, c'era una differenza di 40-50 mila lire di differenza fra i premi che prendevamo noi dell'Inter a quelli che prendevano loro nel Torino, e spesso andavano fuori per poter, diciamo così, raggranellare soldi per poterli dare ai propri giocatori. Partono tutti i giocatori della Rosa, esclusi Sauro Tomà e Renato Gandolfi. Resta in Italia anche Ferruccio Novo, il presidente. Il Torino gioca e perde, ma stavolta il risultato non conta davvero. Si fa ritorno a casa. Per molti di loro ci sono mogli da abbracciare e figli da coccolare e le ultime 4 partite da giocare, ancora da protagonisti. Piove, c'è nebbia, le nuvole sono basse. Ho sentito un aereo che chiamava la torre. Ho capito che era l'aereo che riportava il Torino, perché lo aspettavamo, era preannunciato perché era un volo programmato, e siccome il pilota era un mio amico l'ho chiamato e gli ho detto: dove sei? Mi ha detto: sono quasi ad Asti, quindi fra un quarto d'ora, 20 minuti arrivo a Torino. Sono quasi ad Asti, sotto le nubi. Abbiamo da poco terminato di giocare la solita partita al pallone in piazza Vittorio Veneto, che dove io sono nato. Il cielo era terra, plumbeo. Era il preannuncio di un grosso temporale. Ci riparammo sotto i portici della piazza e sentimmo in lontananza, dopo pochi minuti, un rombo, un boato. Il quadrimotore che riporta giocatori, tecnici e giornalisti in Italia si disintegra invece ai piedi di Superga. Dice il capellano della Basilica: ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori: è caduto un apparecchio. Nessuno si salva, muore così il Grande Torino. Le ho detto io di non farmi parlare tanto. Ma guardi, mi è rimasto lui. Lui perché io lo ricordo vivo. Sono andata subito a Superga. Non mi hanno lasciato arrivare fin lassù, però ho capito che non c'era più niente da fare. Fermate, io non mi sento. Scusate tanto, guardate, abbiate pazienza. La giornata di Superga appartiene alla memoria oramai di pochi testimoni diretti. Io ero a casa, malato, si aprì la porta e mio papà mi disse: sono morti tutti quelli del nostro Torino. E mi sentivo esacerbato per il fatto di dire: perché anch'io? No. È come quando uno lavora assieme a degli altri che magari rimane solo e gli altri muoiono tutti. È il 4 maggio 1949 e il Grande Torino diventa immortale.
1939, quando Ferruccio Novo, 42 anni, imprenditore innamorato del Torino, sostituisce l'ingegner Cuniberti alla guida della società. Fu il primo manager nel calcio, pur essendo un passionale, in un momento in cui il calcio era soprattutto agonismo, non si parlava ancora di merchandising naturalmente, eccetera, però capì in un certo senso il nocciolo della questione. Se si metteva in testa di acquistare un giocatore, faceva qualunque cosa, ma lo acquistava. Organizza il club sul modello delle squadre inglesi. Si affida ad uno staff di validi collaboratori e confida sul proprio fiuto per riportare in alto la squadra granata, che non vince lo scudetto da 11 anni. Ha in mente un'idea grande e pianifica tutto con lucida programmazione, partendo dall'attacco. Il grande Torino nacque da una sconfitta. Dalla sconfitta subita a Venezia, che favorì la Roma nello scudetto che la Roma vinse nel 42, che ci aveva il Torino come antagonista, e quella sconfitta naturalmente dette via libera alla Roma, ma quella sconfitta fece capire a Novo, presidente del Torino, che se voleva quella squadra che sarebbe poi giunta seconda, se voleva renderla competitiva, doveva renderla più forte. Il primo acquisto della sua gestione è quello di Franco Ossola. Ha appena 18 anni Franco Ossola, quando da Varese, dove gioca, sale sul treno che ferma la stazione di Torino Porta Nuova. È la stagione 1939-40. Nel Varese, che militava in Serie C, non può giocare. Perché? Perché a Varese allenatore è Antonio Janni. Janni era stato un grandissimo giocatore del Torino. Non voleva farlo giocare perché tutte le domeniche a Varese gli osservatori del Milan o dell'Ambrosiana Inter andavano a dare un'occhiata in provincia, diciamo così. E appena avessero visto Ossola, di sicuro l'avrebbero portato nelle loro squadre. E quindi continuava a sollecitare Ferruccio Novo: presidente, prenda questo ragazzo. E Ferruccio Novo aveva una grande qualità: si fidava ciecamente dei collaboratori a cui affidava i compiti. Il contratto è firmato, 1.000 lire al mese, questo lo stipendio. Debutta il 4 febbraio 1940. In Granata giocherà 158 partite con il corredo di 77 gol. Una classe fine, giocatore molto elegante, dribbling stretti, due piedi, bravo. Bravo, veramente bravo. Ossola è dunque il primo pezzo del mosaico che Novo intende comporre. I tempi sono tristi, incombe un conflitto che ben presto sarà mondiale, ma il pallone continua a rotolare. Nell'estate del 1941, la campagna acquisti del Torino fa segnare l'arrivo in Granata di tre ex juventini: il portiere Bodoira, il funambolico Borrell II, detto Farfallino, già avanti con gli anni, e soprattutto Guglielmo Gabetto, per tutti il barone. È nato e cresciuto con i colori bianconeri stampati addosso, il bomber Gabetto, e alla Juve fino a questo momento ha giocato e segnato in quantità, cosicché quando il presidente juventino Dusio gli comunica la cessione ai cugini del Toro, crede candidamente che sia uno scherzo. Ha appena 25 anni. Qualcuno ritiene che ormai abbia dato il meglio di sé. Errore madornale. Gabetto era Gabetto, la fantasia, l'invenzione, intere partite senza toccare il pallone, tre palloni truccati, tre gol. Non gli pongo limiti. Personaggio solare e sempre pronto alla battuta, Gabetto è centravanti dalla classe cristallina e dall'incredibile fiuto del gol. Indosserà la maglia granata, quasi sempre quella col numero 9, 225 volte, con il corredo di 127 gol, alla faccia di chi lo credeva sul viale del tramonto. Il Gab era il più funambolico, aveva degli interventi tutti particolari, e mi ripeto e vi dico che alle volte gli dicevo: Gabe, ma lo rifai quello che hai fatto? E lui mi diceva: no, Sauro, non te lo posso fare, te lo faccio se mi viene in mente, ecco. Cioè, era un estemporaneo, Non si ferma Ferruccio Novo nella sua campagna di rafforzamento. Da Firenze arriva un'ala destra dal tiro formidabile e dalla tecnica di primo livello. Lascia Firenze a malincuore, ma è allettato dalle promesse di Novo, che gli ha confidato i suoi progetti: costruire un Torino vincente. Romeo Menti dovrà essere uno dei puntelli del gioco, perché Meo possiede qualità eccezionali: ficcante, incisivo, concreto e all'occasione, spesso e volentieri, terrificante sotto porta, grazie ad un tiro potente e preciso.
Menti aveva il tiro di punizione, era un'ala, ala molto tipica, scattante. Arriva a 22 anni in Granata. Alla fine gioca 133 partite con il Toro, segnando 53 reti, alcune delle quali su calcio di rigore. Una botta senza rincorsa ed è gol sicuro. Menti era l'ala per eccellenza. Io ne ricordo pochi giocatori come lui e aveva un dribbling irresistibile. 1941-42. Il Torino si presenta al via del campionato con una squadra che, tra le altre novità, presenta anche quella di Ferraris II, che all'anagrafe fa Pietro. Attaccante di valore internazionale, campione del mondo nel 1938, Ferraris garantisce al Toro qualità ed esperienza. Nel 41 c'è una campagna acquisti scintillante. Arrivano Ferraris II, campione del mondo a Parigi nel 38. Arrivano Bodoir, il portiere, arriva addirittura Farfarino Borel, che era stato un grandissimo, anche nazionale, però di impronta prettamente juventina. Vince la Roma, quel torneo prebellico. Il Toro assesta qualche bella zampata, ma non riesce a superare la squadra giallorossa. Secondo posto più che onorevole, con la convinzione che i tempi siano maturi per il salto di qualità. Durante la stagione, Novo si è infatti convinto che vada cambiato il tipo di gioco. Basta con il metodo, si svolta verso il sistema, il modello tattico del futuro. Si racconta che si deve proprio ad una discussione in seno alla società tra Borel e Novo, e Borel riesce a convincere Novo che bisognava cambiare il sistema di gioco. I due terzini stavano sulle ali larghe, il centromediano stava sul centravanti e poi avevamo il famoso quadrilatero. Le ali però dovevano stare molto, molto larghe, non venivano indietro ad aiutare noi, perché sennò poi dovevano ritornare a rifare il campo per tre quarti, no? Archiviata la stagione 41-42, Novo riprende a tessere la propria tela. Stavolta le sue attenzioni sono concentrate sul centrocampo. Ci sono due giocatori che, durante l'ultimo campionato, hanno destato la sua impressione e non solo la sua. Giocano nel Venezia. Valentino Mazzola è il primo, Ezio Loic è il suo socio. Mazzola a Venezia c'è finito perché si è arruolato in Marina, lui mica c'è nato in Laguna. È lombardo, di Cassano d'Adda. È un fuoriclasse, questo lo dicono tutti. E tutti lo vogliono dopo che con la maglia del Venezia ha fatto vedere di che pasta è fatto. Mazzola è Mazzola, basta, non si dice niente. Mazzola è Mazzola. Non direi neanche era Mazzola, è Mazzola, perché non c'è più stato un altro come lui. Non ha punti deboli Mazzola, è un leader nato. Ha carisma e classe. 201 presenze e 123 gol per l'uomo squadra del grande Torino. Mazzola è un po' quello che sintetizza tutte le qualità di un giocatore. Magari non era tecnicamente bravo come Maroso, magari non era furbo come Ossola, magari non era resistente come Loic, però era più bravo di tutti. Ezio Loic invece è un istriano dall'aspetto burbero ma dal cuore docile. Ha trovato nell'intesa con Mazzola la sua giusta dimensione. Mezzala per antonomasia, scrivono di lui i giornali. Sempre in movimento, in modo da essere utile in copertura come nel sostegno del gioco. È in possesso di un tiro imperioso che esplode improvviso con entrambi i piedi. Loic grande cursore, avanti Andrea per 90 minuti. 95, anche 100, quanti ce n'erano io? Non è velocissimo e per quel modo curioso di far oscillare il corpo lo chiamano l'elefante. 165 volte Granata e ben 64 gol al suo attivo. L'avevano soprannominato l'elefante per questa sua andatura dinoccolata, all'apparenza parca. Loic era un grande equilibratore di gioco, una grandissima mezzala. Il mosaico si definisce sempre di più e quando i raggi del sole lo illuminano, lo scintillio di luce che ne deriva è accecante. Squadra blocco, squadra armonia, squadra volontà, soprattutto volontà. Il Toro gioca ormai stabilmente con il sistema e inizia a raccogliere quanto seminato grazie alla classe cristallina del nuovo acquisto Giuseppe Grezzar.
Triestino tutto d'un pezzo, classe 1918, gran ragionatore del centrocampo, Grezar è un taciturno lavoratore che ha in sé l'eccezionale dote di semplificare ogni situazione che appare intricata e difficile. Grezar aveva arrivato a Torino già giocatore compiuto, rifinito nella Triestina. Lo chiamavano Gazzella, era un mediano elegante. Ecco, oggi avrebbe il problema forse di quella Tonnaro, già detto che è il centrocampo più difficile emergere, che allora ce la farebbe ma dovrebbe faticare. Intelligente e acuto, è lui che dà ordine alla manovra della squadra e arriva anche a mettere a segno 19 reti nelle sue 159 partite con la maglia del Toro. Grezar è stato probabilmente uno dei più bei mediani non solo che abbia avuto il Torino, ma che abbia avuto il calcio nazionale. Era geometrico, ecco, potremmo definirlo il geometra. I Granata sono ormai lanciati. Il 25 aprile 1943 a Bari il Torino, superato sul filo di lana, un battagliero Livorno, conquista lo scudetto, il secondo dalla sua nascita, il primo dell'era Novo. E non è finita, perché quel Toro lì, per niente sazio, fa sua anche la Coppa Italia per una coppiata mai riuscita prima d'ora a nessun'altra squadra. Torino vince il primo campionato e la Coppa Italia nel 42-43. È la prima squadra nella storia del calcio italiano che fa la doppietta, cioè vince campionato e Coppa Italia nella stessa stagione. Novo ha di che rallegrarsi, se non fosse che fuori dai campi di calcio motivi di allegria non ce ne sono proprio. Il conflitto mondiale ormai sta assumendo contorni sempre più drammatici. Il mondo viene sconvolto, le bombe piovono sugli stadi e sullo stesso Philadelphia. Per salvare i suoi ragazzi, il presidente Novo organizza un valido escamotage. Ferruccio Novo affiglia, diciamo così, la squadra alla Fiat, alla impresa di Torino. Fa finta che i giocatori del grande Torino siano dei dipendenti della Fiat. Non possono partire per il fronte perché devono lavorare in un'industria di guerra che deve produrre. In questi due anni si crea fra i giocatori una tale solidarietà, una tale amicizia, un tale rapporto di fraternità che negli anni successivi, quando poi incominciano a giocare davvero, frutta questi straordinari risultati. Finita la guerra, ritorna lentamente la vita e con essa anche il calcio. Nonostante le preoccupazioni e i disastri arrecati dai bombardamenti, Novo non ha di certo smarrito il suo fiuto e, con ancora maggiore convinzione, attesta una serie di colpi decisivi per perfezionare il mosaico Granata, la cui guida viene affidata a Mister Ferrero. Le sue attenzioni, specie dopo il cambio di modulo tattico, sono ora rivolte alla ricostruzione della difesa. Arrivano il giovane portiere Bacigalupo, quindi Aldo Ballarin e Castigliano. Più il lancio di Maroso e Rigamonti. E in un colpo solo il reparto arretrato si completa con il meglio che il calcio italiano offre. Valerio Bacigalupo è il fratello di Maglio, portiere anche lui e già nella rosa del Torino dello scudetto del 1928. Il Baci, lo chiamo così, no, perché era ligure come me. E allora cosa vuole? Avevamo una confidenza un po' più speciale degli altri. Tecnicamente Bacigalupo è stato uno, con sentimenti quarto, forse che è cominciato un po' prima, a essere uno dei portieri che usciva molto fuori dai pali, perché lo esigeva anche il gioco. È un portiere volante dallo scatto felino che molto concede alla platea. Dal 1945 indosserà la maglia, quasi sempre nera, di numero 1 per 137 volte. Bacigalupo, il portiere, divenne un grandissimo portiere con fatica certosina, costruendo il campione dentro se stesso con tenacia, prendendo delle sberle anche psicologiche. 1,5 milioni di lire. Questo, uno degli argomenti con cui Novo convince i dirigenti della Triestina a cedergli il cartellino di Aldo Ballarin, 23 anni, uno dei migliori terzini in circolazione, se non il migliore in assoluto. Diventa ben presto una colonna, Ballarin, che vestirà il Granata per 148 volte, andando a bersaglio in 4 occasioni. Ballarin era un terzino tenace, forte fisicamente, un gladiatore. L'altra colonna della difesa Granata è Eusebio Castigliano,
un tipo spavaldo e scherzoso. Ha un nomignolo che dice tutto, zampa di velluto, per quel modo morbido, ma allo stesso tempo secco, con cui tratta abitualmente il pallone. Castigliano, sempre per stare ai soprannomi, veniva soprannominato zampa di velluto. E di lui si ricordano galoppate incredibili ed aveva un cuore generosissimo come atleta. Riparte dunque il campionato con una formula che mai sarà più ripetuta. L'Italia del pallone viene divisa in due, Alta Italia e Centro-Sud. Le migliori dei due gironi si contenderanno poi il tricolore. Il Torino, guidato da Ferrero, conta sempre di più sulle qualità di Capitan Mazzola e dei suoi compagni d'attacco per centrare il bis in campionato. Ma in questo telaio, belle risposte arrivano anche dai nuovi acquisti, come il roccioso Rigamonti, che arriva a soli 15 anni. Beh, io sono contento di essere arrivato ultimo in squadra. Cosa ne dici, Mazzola? Sì, effettivamente la squadra ora gira. In squadra arriva anche Virgilio Maruso, un prodotto del vivaio Granata. Terzino sinistro dalla classe cristallina, debutta in prima squadra nel 1946, 21 anni, dopo essersi fatto le ossa ad Alessandria, e subito si impone per lo stile virtuoso e per quella incredibile naturalezza nel colpire il pallone. Maroso era il plus ultra del calcio perché era un terzino che poteva giocare anche attaccante, poteva giocare anche all'ala, aveva una classe immensa. Maroso indosserà la vincente maglia granata in 103 occasioni con il corredo di un gol all'attivo. Uno dei più grandi terzini, già allora lui incominciava già ad andare sulla fascia, cominciava ad andare a crossare, già a quei tempi, aveva una classe eccezionale. Il calcio ridà gioie e speranze agli italiani dopo le battute della guerra. Lo fa non solo come squadra di club, ma anche con la nazionale che, dopo una sosta forzata di oltre 3 anni, ritorna in campo. È l'11 novembre del 1945. Si gioca a Zurigo contro la Svizzera. Quando finì la guerra mondiale, tutti coloro che ci volevano male volevano boicottarci, e chi venne a stringerci la mano e a riportarci nell'ambiente internazionale fu, forse voi, la squadra nazionale svizzera e la federazione svizzera. Noi ancora adesso vi siamo riconoscenti tanto. Sono ben 7 i giocatori del Torino che, sopra la maglia granata, indossano quella azzurra con il tricolore. Beccatini, Menti, Castigliano, Annovazzi, Bacigalupo, Amadei, Ballarin, Rigamonti, Lorenzi, Carapellete. La stagione 45-46 dà le prime grandi dimostrazioni della superiorità della formazione granata. Emblematico quel che succede il 28 aprile 46, ancora una volta a Roma, quando la furia di Mazzola e compagni travolge i giallorossi. A Roma ricordano il famoso 7-0 di un anno fa e il Torino 7 fa il bis, con maggiore delusione dei tifosi giallorossi in quanto la Roma aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0. Un risultato che dà l'esatta misura della forza dei Granata, che di lì a pochi mesi, seppure con qualche difficoltà, si confermeranno comunque campioni d'Italia per la terza volta. 108 gol fatti e 32 subiti. Questi i numeri vincenti dei Granata per lo scudetto bis del 1946. Mannovo non è tipo da sedersi sugli allori, anzi cavalca l'onda e torna a colpire sul mercato. Tra gli acquisti di quella nuova estate del 1946 figura anche quello di Danilo Martelli dal Brescia. Riparte col vento in poppa l'ammiraglia granata. I nuovi innesti non hanno difficoltà ad inserirsi in uno schema di gioco sempre più collaudato. Poi ci sono loro, i campioni, sempre più uniti in campo e anche fuori. Fa parlare di sé il cosiddetto Trio Nizza, composto dagli scapoli Martelli, Rigamonti e Bacigalupo, che condividono un appartamento ubicato, non a caso, in via Nizza. Dormivano tutti e tre in una pensione e li chiamavano il Trio Nizza perché questa pensione era in via Nizza. Erano 3 burloni, 3 ragazzi spensierati, veramente eccezionali. A dicembre la cavalcata del Toro è inarrestabile. Il gioco è sempre più fluido. Le prove di forza non si contano, con vittorie sempre più schiaccianti e perentorie.
Vittorie nette, goleade in serie, imprese leggendarie. Il Toro è grande e grandi sono i suoi uomini. Mazzola segna 29 gol, 19 ne fa Gabetto, 13 Ossola sui 104 complessivi. È ancora scudetto, il terzo consecutivo. A Modena ultima partita del 46-47, 104esimo gol e scudetto con 10 punti di vantaggio. L'11 maggio 1947, proprio a Torino, accade un fatto che ha dell'incredibile e che dà il senso, ancora di più, della grandiosità della squadra granata. 10 dei suoi uomini vestono contemporaneamente la maglia della nazionale, un record mai battuto e imbattibile. Ci sono tutti, manca solo Bacigalupo. L'avversario è l'Ungheria. Il Torino, vestito d'azzurro, vince per 3-2, doppietta di Gabetto e gol decisivo di Loic. È l'apoteosi. Elusa più volte la tagliola del fuorigioco, Gabetto segnò 2 gol. Dopo il pareggio di Puskas su rigore, Loic proprio all'ultimo minuto con una doppia carambola fra le basi dei due pali riconquistò la vittoria. Ferruccio Novo gongola. Il suo mosaico sta raggiungendo la perfezione assoluta e con fermezza respinge tutti i tentativi delle società avversarie che promettono punti d'oro ai suoi ragazzi. Anzi, con il suo proverbiale fiuto, porta a Torino un altro giovane, il promettente difensore Sauro Tomà, 22 anni. Un ottimo rincalzo per Ballarin e soci. Da ragazzo avevo giocato nel Rapallo, nell'Entella di Chiavari, nella Vogherese. E come si dice in gergo, mi ero messo in luce, no? E allora i giornali parlavano di me e poi sono andato a giocare nello Spezia in Serie B e lì avevo diverse richieste, ma mi ha acquistato il Torino che ha dato 5 giocatori per me allo Spezia. Dall'Olanda, dove si era nel frattempo trasferito, Novo fa arrivare l'inglese Leslie Leversley, tecnico e preparatore atletico di fama. Il mosaico è perfetto, la squadra non ha punti deboli. Chi può battere il Torino? Questa è la domanda che tutti si fanno quando sta per partire la stagione 47-48. La risposta è semplice, nessuno. Quello che sul terreno il Torino realizza è una sorta di gioco universale che precede di 30 anni quello olandese. Sono tutti attaccanti e tutti difensori. La conferma si ha proprio in quel campionato che ovviamente vede il Toro laurearsi campione d'Italia per la quarta volta di fila, con 5 giornate d'anticipo e con il corredo di una serie infinita di record. Alla fine, i Granata avevano un vantaggio di 16 punti sui più diretti inseguitori. Avevano vinto tutte le partite in casa. Avevano realizzato 125 reti. La furia agonistica di questo Torino partiva da Mazzola con il suo gesto scenico ed evocativo del rimboccarsi le maniche. Il pubblico impazziva perché sapeva che stava per iniziare il quarto d'ora granata. Ecco, il quarto d'ora granata fu sempre, regolarmente, in quasi tutte le partite, una cosa facilmente immaginabile, cioè una cosa che non potete immaginare, pertanto che vi sforziate. Bormi da allora suonava il corno, partiva il grido Toro Toro, e per la preda designata non c'era scampo. Mi sembrava che dovessero proprio le ore, allora ci do un colpo di tromba e lì ormai ero diventato proverbiale e dai. Come suonava? Così. Il Torino, col tricolore sul petto, è l'orgoglio di tutta l'Italia calcistica, fiera di essere così ben rappresentata da una squadra che non teme confronti e che non ha paura di niente e di nessuno. Il Toro come Coppi, altro campionissimo da sempre legato ai colori granata di cui è acceso tifoso. Io credo che il Torino e Fausto Coppi in quella fase storica del paese siano stati i simboli della rivincita del paese, un paese che usciva da una sconfitta, ne usciva umiliato, distrutto, ma con una grande voglia di riprendersi, di tornare a recitare un ruolo onorevole in mezzo agli altri.
i giovani ragazzi di oggi non possono immaginare quale funzione positiva abbia avuto, direi determinante forse, abbia avuto sulla psicologia degli italiani, insieme col cinema neorealista, abbia avuto la ripresa dello sport. Andare allo stadio, oltre che veder giocare, e giocare oltre che essere visti, fu, come dire, una sorta di rito collettivo del paese, che non ne poteva più del totalitarismo, della guerra, della miseria, dei bombardamenti, della paura, della morte. Non ne poteva più e voleva vivere. Per il nuovo campionato, la rosa viene arricchita da una serie di giocatori di buona qualità, tra i quali Operto, Bongiorni, Schubert e Ballarin II, portiere, fratello di Aldo. A questi si aggiungono Grava, un interno dalla grande volontà, e Rubens Fadini, il più talentuoso della compagnia, 22 anni e un sicuro avvenire davanti a lui. Sono dei giocatori che hanno potuto dimostrare poco, e mi riferisco a Schubert, mi riferisco a Bongiorni, a Grava. Certamente Fadini, Ruben Fadini, è il più ricordato perché era un giovane prorompente e super promettente. Come voleva si dimostrare? Anche per la stagione 48-49 le altre squadre devono inchinarsi alla straripante superiorità del Torino. Stagione 48-49, torna a Modena il Torino e la vittoria sarà ancora sua. Il rullo compressore Granata non conosce ostacoli. Il segnale che meglio di tutti esprime ancora una volta la maestosità del Toro è dato dalla superba prestazione nel derby del 13 febbraio 1949. Una volta Gabetto e due volte Loic. 3-1 finale e la volata verso il tricolore è in discesa. Partenza fulminea del Torino. Mazzola, Loic, Menti, palo. Gabetto ha ormai 33 anni, ma il suo brio non invecchia. E così pure l'astuzia. Una puntata e il primo gol. Complice Sentimenti è fatto. E adesso il secondo gol. Urtandosi con parola Sentimenti perde la palla. Loic è svelto a deviarla verso la rete. Ancora 20 minuti e il Torino mette al sicuro la vittoria. Prima salvato dal palo su tiro di Ossola, Sentimenti è battuto da questa ripresa al volo di Loic. Il 102esimo derby ha accresciuto la tifoseria dei campioni. 46 vittorie contro 34. 30 aprile 1949. A San Siro è di scena il match clou con l'Inter. 0-0, scudetto virtualmente in tasca anche per quest'anno. Tiro di Amadei e primo brivido, Bacigalupo alza in angolo. Spiovente di Achilli, testa di Lorenzi e Bacigalupo blocca. Niers segna, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Schubert, Loic, rovesciata di Gabetto, respinta di testa di Giovannini. Amadei, Lorenzi, Armano, fucilata di Amadei, assolo di Lorenzi e disperata uscita di Bacigalupo. Amadei punta decisa a rete, uscita e tuffo di Bacigalupo. Si va in Portogallo per l'amichevole di lusso con il Benfica. Tomà è infortunato, non parte. Gandolfi, il secondo portiere, rimane a Torino e lascia il posto a Ballarin, in viaggio premio verso Lisbona. Al martedì antecedente la partenza, come tutte le altre volte, c'era la formazione di chi sarebbe partito salvo infortuni, chiaro. Avrebbe giocato, ecco, diciamo. E io a martedì vado a fare l'allenamento e vedo che non ci sono nella lista e vado a chiedere come mai, perché al vicepresidente. E lui mi dice, guarda, dice Ballarin ha chiamato al presidente a chiedere se può portare suo fratello, che era terzo portiere lì con noi. E il presidente gli ha detto di sì, dato che sull'aereo più di tanti non ci si poteva stare, e invece di andare io è andato lui. Il 4 maggio 1949 il grande Torino muore. L'Italia è ferita. La cerimonia funebre lascia senza fiato.
Solo il destino è riuscito a sconfiggere la più forte squadra del mondo. Novo è rimasto solo. Il suo mosaico è andato in mille pezzi per brillare di una luce più intensa lassù nel cielo. Soltanto il cielo li dominò. 11 atleti, un solo cuore. Eravamo abituati ad un colore, il verde dei campi, adesso dovevamo guardare l'azzurro del cielo, ma un cielo che poi era stato ingrato nei confronti loro, perché quel giorno che l'azzurro non c'era, a Superga loro avevano incontrato quella terribile collisione che portò alla morte a tutti loro. Segna, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Schubert, De Loic, rovesciata di Gabeto, respinta di testa di Giovannini. Amadei, Lorenzi, Armano, fucilata di Amadei, assolo di Lorenzi e disperata uscita di Bacigalupo. Amadei punta decisa a rete, uscita e tuffo di Bacigalupo. Si va in Portogallo per l'amichevole di lusso con il Benfica. Tomà è infortunato, non parte. Gandolfi, il secondo portiere, rimane a Torino e lascia il posto a Ballarin, in viaggio premio verso Lisbona. Martedì antecedente la partenza, come tutte le altre volte, c'era la formazione di chi sarebbe partito salvo infortuni, chiaro. Avrebbe giocato, ecco, diciamo. E io a martedì vado a fare l'allenamento e vedo che non ci sono nella lista e vado a chiedere come mai, perché al vicepresidente. E lui mi dice, guarda, mi dice, Ballarin ha chiamato al presidente a chiedere se può portare suo fratello, che era terzo portiere lì con noi. E il presidente gli ha detto di sì, dato che sull'aereo più di tanti non si poteva stare, e invece di andare io è andato lui. Il 4 maggio 1949 il grande Torino muore. L'Italia è ferita. La cerimonia funebre lascia senza fiato. Solo il destino è riuscito a sconfiggere la più forte squadra del mondo. Novo è rimasto solo. Il suo mosaico è andato in mille pezzi per brillare di una luce più intensa lassù nel cielo. Soltanto il cielo li dominò. 11 atleti, un solo cuore. Abituati ad un colore, il verde dei campi, adesso dovevamo guardare l'azzurro del cielo, ma un cielo che poi era stato ingrato nei confronti loro, perché quel giorno che l'azzurro non c'era, a Superga loro avevano incontrato quella terribile collisione che portò alla morte a tutti loro. Okay.
devono lavorare in un'industria di guerra che deve produrre. In questi due anni si crea fra i giocatori una tale solidarietà, una tale amicizia, un tale rapporto di fraternità che negli anni successivi, quando poi incominciano a giocare davvero, frutta questi straordinari risultati. Finita la guerra, ritorna lentamente la vita e con essa anche il calcio. Nonostante le preoccupazioni e i disastri arrecati dai bombardamenti, Novo non ha di certo smarrito il suo fiuto e, con ancora maggiore convinzione, attesta una serie di colpi decisivi per perfezionare il mosaico granata, la cui guida viene affidata a Mister Ferrero. Le sue attenzioni, specie dopo il cambio di modulo tattico, sono ora rivolte alla ricostruzione della difesa. Arrivano il giovane portiere Bacigalupo, quindi Aldo Ballarin e Castigliano. Più il lancio di Maroso e Rigamonti. E in un colpo solo il reparto arretrato si completa con il meglio che il calcio italiano offre. Valerio Bacigalupo è il fratello di Maglio, portiere anche lui e già nella rosa del Torino dello scudetto del 1928. Il Baci lo chiamo così, no, perché era ligure come me. E allora cosa vuole? Avevamo una confidenza un po' più speciale degli altri. Tecnicamente Bacigalupo è stato uno, con sentimenti quarto, forse che hai cominciato un po' prima, a essere uno dei portieri che usciva molto fuori dai pali, perché lo esigeva anche il gioco. È un portiere volante dallo scatto felino che molto concede alla platea. Dal 1945 indosserà la maglia, quasi sempre nera, di numero 1 per 137 volte. Bacigalupo, il portiere, divenne un grandissimo portiere con fatica certosina, costruendo il campione dentro se stesso con tenacia, prendendo delle sberle anche psicologiche. 1,5 milioni di lire. Questo, uno degli argomenti con cui Novo convince i dirigenti della Triestina a cedergli il cartellino di Aldo Ballarin, 23 anni, uno dei migliori terzini in circolazione, se non il migliore in assoluto. Diventa ben presto una colonna, Ballarin, che vestirà il Granata per 148 volte, andando a bersaglio in 4 occasioni. Ballarin era un terzino tenace, forte fisicamente, un gladiatore. L'altra colonna della difesa granata è Eusebio Castigliano, un tipo spavaldo e scherzoso. Ha un nomignolo che dice tutto, zampa di velluto, per quel modo morbido, ma allo stesso tempo secco, con cui tratta abitualmente il pallone. Castigliano, sempre per stare ai soprannomi, veniva soprannominato zampa di velluto. E di lui si ricordano galoppate incredibili ed aveva un cuore generosissimo come atleta. Per l'uomo squadra del grande Torino. Torino. Mazzola è un po' quello che sintetizza tutte le qualità di un giocatore. Magari non era tecnicamente bravo come Maroso, magari non era furbo come Ossola, magari non era resistente come Loic, però era più bravo di tutti. Ezio Loic, che invece è un istriano dall'aspetto burbero ma dal cuore docile, ha trovato nell'intesa con Mazzola la sua giusta dimensione. Mezzala per antonomasia, scrivono di lui i giornali. Sempre in movimento, in modo da essere utile in copertura come nel sostegno del gioco. È in possesso di un tiro imperioso che esplode improvviso con entrambi i piedi. Loic, grande cursore, avanti Andrea per 90 minuti. 95, anche 100, quanti ce n'erano io? Non è velocissimo e per quel modo curioso di far oscillare il corpo lo chiamano l'elefante. 165 volte granata e ben 64 gol al suo attivo. L'avevano soprannominato l'elefante per questa sua andatura dinoccolata, all'apparenza parca. E Loic era un grande equilibratore di gioco, una grandissima mezzala. Il mosaico si definisce sempre di più e quando i raggi del sole lo illuminano, lo scintillio di luce che ne deriva è accecante. Squadra blocco, squadra armonia, squadra volontà, soprattutto volontà. Il Toro gioca ormai stabilmente con il sistema e inizia a raccogliere quanto seminato grazie alla classe cristallina del nuovo acquisto Giuseppe Grezzar.
triestino tutto d'un pezzo, classe 1918, gran ragionatore del centrocampo, Grezar è un taciturno lavoratore che ha in sé l'eccezionale dote di semplificare ogni situazione che appare intricata e difficile. Grezar aveva arrivato a Torino già giocatore compiuto, rifinito nella triestina. Lo chiamavano Gazzella, era un mediano elegante. Ecco, oggi avrebbe il problema forse di quella Tonnaro, già detto che è il centrocampo più difficile emergere, che allora ce la farebbe, ma dovrebbe faticare. Intelligente e acuto, è lui che dà ordine alla manovra della squadra e arriva anche a mettere a segno 19 reti nelle sue 159 partite con la maglia del Toro. Grezar è stato probabilmente uno dei più bei mediani non solo che abbia avuto il Torino, ma che abbia avuto il calcio nazionale. Era geometrico, ecco, potremmo definirlo il geometra. I Granata sono ormai lanciati. Il 25 aprile 1943 a Bari il Torino, superato sul filo di lana, un battagliero Livorno, conquista lo scudetto, il secondo dalla sua nascita. A rifare il campo per tre quarti, no? Archiviata la stagione 41-42, Novo riprende a tessere la propria tela. Stavolta le sue attenzioni sono concentrate sul centrocampo. Ci sono due giocatori che, durante l'ultimo campionato, hanno destato la sua impressione e non solo la sua. Giocano nel Venezia. Valentino Mazzola è il primo, Ezio Loic è il suo socio. Mazzola a Venezia c'è finito perché si è arruolato in Marina, lui mica c'è nato in Laguna. È lombardo, di Cassano d'Adda. È un fuoriclasse, questo lo dicono tutti. E tutti lo vogliono dopo che con la maglia del Venezia ha fatto vedere di che pasta è fatto. Mazzola è Mazzola, basta, non si dice niente. Mazzola è Mazzola. Non direi neanche era Mazzola, è Mazzola, perché non c'è più stato un altro come lui. Non ha punti deboli Mazzola, è un leader nato, ha carisma e classe. 201 presenze e 123 gol per l'uomo squadra del grande Torino. Mazzola è un po' quello che sintetizza tutte le qualità di un giocatore. Magari non era tecnicamente bravo come Maroso, magari non era furbo come Ossola, magari non era resistente come Loic, però era più bravo di tutti. Ezio Loic, invece, è un istriano dall'aspetto burbero ma dal cuore docile. Ha trovato nell'intesa con Mazzola la sua giusta dimensione. Mezzala per antonomasia, scrivono di lui i giornali. Sempre in movimento, in modo da essere utile in copertura come nel sostegno del gioco. È in possesso di un tiro imperioso che esplode improvviso con entrambi i piedi. Loic grande cursore, avanti Andrea per 90 minuti. 95, anche 100, quanti ce n'erano io? Non è velocissimo e per quel modo curioso di far oscillare il corpo lo chiamano l'elefante. 165 volte Granata e ben 64 gol al suo attivo. Avevano soprannominato l'elefante per questa sua andatura dinoccolata, all'apparenza parca. Loic era un grande equilibratore di gioco, una grandissima mezzala. Il mosaico si definisce sempre di più e quando i raggi del sole lo illuminano, lo scintillio di luce che ne deriva è accecante. Squadra blocco, squadra armonia, squadra volontà, soprattutto volontà. Il Toro gioca ormai stabilmente con il sistema e inizia a raccogliere quanto seminato grazie alla classe cristallina del nuovo acquisto Giuseppe Grezar. Triestino tutto d'un pezzo, classe 1918, gran ragionatore del centrocampo, Grezar è un taciturno lavoratore che ha in sé l'eccezionale dote di semplificare ogni situazione che appare intricata e difficile. Tutta della guerra. Lo fa non solo come squadra di club, ma anche con la nazionale che, dopo una sosta forzata di oltre tre anni, ritorna in campo. È l'11 novembre del 1945. Si gioca a Zurigo contro la Svizzera. Quando finì la guerra mondiale, tutti coloro che ci volevano male volevano boicottarci e chi venne a stringerci la mano e a riportarci nell'ambiente internazionale fu forse voi, la squadra nazionale svizzera e la federazione svizzera. Noi ancora adesso vi siamo riconoscenti tanto. Sono ben sette i giocatori del Torino che sopra la maglia granata indossano quella azzurra con il tricolore. Beccattini Menti, Castigliano Annovazzi, Bacigalupo Amadei, Ballarin Rigamonti, Lorenzi Carapellete.
La stagione 45-46 dà le prime grandi dimostrazioni della superiorità della formazione granata. Emblematico quel che succede il 28 aprile 46, ancora una volta a Roma, quando la furia di Mazzola e compagni travolge i giallorossi. A Roma ricordano il famoso 7-0 di un anno fa e il Torino 7 fa il bis. Con maggiore delusione dei tifosi giallorossi, in quanto la Roma aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0. Un risultato che dà l'esatta misura della forza dei Granata, che di lì a pochi mesi, seppure con qualche difficoltà, si confermeranno comunque campioni d'Italia per la terza volta. 108 gol fatti e 32 subiti. Questi i numeri vincenti dei Granata per lo scudetto bis del 1946. Mannovo non è tipo da sedersi sugli allori, anzi cavalca l'onda e torna a colpire sul mercato. Tra gli acquisti di quella nuova estate del 1946 figura anche quello di Danilo Martelli dal Brescia. Riparte col vento in poppa l'ammiraglia granata. I nuovi innesti non hanno difficoltà ad inserirsi in uno schema di gioco sempre più collaudato. Poi ci sono loro, i campioni, sempre più uniti in campo e anche fuori. Fa parlare di sé il cosiddetto trio Nizza, composto dagli scapoli Martelli, Rigamonti e Bacigalupo, che condividono un appartamento ubicato, non a caso, in via Nizza. Dormivano tutti e tre in una pensione e li chiamavano il trio Nizza perché questa pensione era in via Nizza. Erano tre burloni, tre ragazzi spensierati, veramente eccezionali. A dicembre la cavalcata del Toro è inarrestabile. Il gioco è sempre più fluido. Le prove di forza non si contano, con vittorie sempre più schiaccianti e perentorie. Vittorie nette, goleade in serie, imprese leggendarie. Il Toro è grande. E grandi sono i suoi uomini. Mazzola segna 29 gol, 19 ne fa Gabetto, 13 o. Fa parlare di sé il cosiddetto trio Nizza, composto dagli scapoli Martelli, Rigamonti e Bacigalupo, che condividono un appartamento ubicato, non a caso, in via Nizza. Dormivano tutti e tre in una pensione e li chiamavano il trio Nizza perché questa pensione era in via Nizza. Erano tre burloni, tre ragazzi spensierati, veramente eccezionali. A dicembre la cavalcata del Toro è inarrestabile. Il gioco è sempre più fluido. Le prove di forza non si contano, con vittorie sempre più schiaccianti e perentorie. Vittorie nette, goleade in serie, imprese leggendarie. Il Toro è grande. E grandi sono i suoi uomini. Mazzola segna 29 gol, 19 ne fa Gabetto, 13 Ossola, sui 104 complessivi. E ancora scudetto, il terzo consecutivo. A Modena, ultima partita del 46-47, 104esimo gol e scudetto con 10 punti di vantaggio. L'11 maggio 1947, proprio a Torino, accade un fatto che ha dell'incredibile e che dà il senso, ancora di più, della grandiosità della squadra granata. 10 dei suoi uomini vestono contemporaneamente la maglia della nazionale, un record mai battuto e imbattibile. Ci sono tutti, manca solo Bacigalupo. L'avversario è l'Ungheria. Il Torino, vestito d'azzurro, vince per 3-2, doppietta di Gabetto e gol decisivo di Loic. È l'apoteosi. Elusa più volte la tagliola del fuorigioco, Gabetto segnò 2 gol. Dopo il pareggio di Puskas su rigore, Loic proprio all'ultimo minuto con una doppia carambola fra le basi dei due pali riconquistò la vittoria. Ferruccio Novo gongola. Il suo mosaico sta raggiungendo la perfezione assoluta e con fermezza respinge tutti i tentativi delle società avversarie che promettono punti d'oro ai suoi ragazzi. Anzi, con il suo proverbiale fiuto, porta a Torino un altro giovane, il promettente difensore Sauro Tomà, 22 anni, un ottimo rincalzo per Ballarin e soci. Da ragazzo avevo giocato nel Rapallo, nell'Entella di Chiavari, nella Bogherese. E come si dice in gergo, mi ero messo in luce, no? E allora i giornali parlavano di me e poi sono andato a giocare nello Spezia in Serie B e lì avevo diverse richieste, ma mi ha acquistato il Torino che ha dato 5 giocatori per me allo Spezia. Dall'Olanda, dove si era nel frattempo trasferito, Novo fa arrivare l'inglese Leslie Leversley, tecnico e preparatore atletico di fama. Il mosaico è perfetto, la squadra non ha punti deboli. Chi può battere il Torino? Questa è la domanda che tutti si fanno quando sta per partire la stagione 47-48.
La risposta è semplice: nessuno. Quello che sul terreno il Torino... dire a nuovo presidente del Torino che se voleva quella squadra che sarebbe poi giunta seconda, se voleva renderla competitiva, doveva renderla più forte. Il primo acquisto della sua gestione è quello di Franco Ossola. Ha appena 18 anni Franco Ossola, quando da Varese, dove gioca, sale sul treno che ferma la stazione di Torino Porta Nuova. È la stagione 1939-40. Nel Varese, che militava in Serie C, non può giocare. Perché? Perché a Varese allenatore è Antonio Janni. Janni era stato un grandissimo giocatore del Torino. Non voleva farlo giocare perché tutte le domeniche a Varese gli osservatori del Milan o dell'Ambrosiana Inter andavano a dare un'occhiata in provincia, diciamo così. E appena avessero visto Ossola, di sicuro l'avrebbero portato nelle loro squadre. E quindi continuava a sollecitare Ferruccio Novo: presidente, prenda questo ragazzo. E Ferruccio Novo aveva una grande qualità: si fidava ciecamente dei collaboratori a cui affidava i compiti. Il contratto è firmato, 1.000 lire al mese, questo lo stipendio. Debutta il 4 febbraio 1940. In Granata giocherà 158 partite con il corredo di 77 gol. Una classe fine, giocatore molto elegante, dribbling stretti, due piedi, bravo. Bravo, veramente bravo. Ossola è dunque il primo pezzo del mosaico che Novo intende comporre. I tempi sono tristi, incombe un conflitto che ben presto sarà mondiale, ma il pallone continua a rotolare. Nell'estate del 1941, la campagna acquisti del Torino fa segnare l'arrivo in Granata di tre ex juventini: il portiere Bodoira, il funambolico Borrell II, detto Farfallino, già avanti con gli anni, e soprattutto Guglielmo Gabetto, per tutti il Barone. È nato e cresciuto con i colori bianconeri stampati addosso, il bomber Gabetto, e alla Juve fino a questo momento ha giocato e segnato in quantità, cosicché quando il presidente juventino Dusio gli comunica la cessione ai Cugini del Toro, crede candidamente che sia uno scherzo. Ha appena 25 anni. Qualcuno ritiene che ormai abbia dato il meglio di sé. Errore madornale. Gabetto era Gabetto, la fantasia, l'invenzione, intere partite senza toccare il pallone, tre palloni truccati, tre gol. Non gli pongo limiti. Personaggio solare e sempre pronto alla battuta, Gabetto è centravanti dalla classe cristallina e dall'incredibile fiuto del gol. Indosserà la maglia granata, quasi sempre quella col numero 9, 225 volte, con il corredo di 127 gol. Alla faccia di chi lo credeva sul viale del tramonto. Il Gab era il più funambolico, aveva degli interventi tutti particolari, e mi ripeto... Triestino tutto d'un pezzo, classe 1918, gran ragionatore del centrocampo, Grezar è un taciturno lavoratore che ha in sé l'eccezionale dote di semplificare ogni situazione che appare intricata e difficile. Grezar aveva arrivato a Torino già giocatore compiuto, rifinito nella Triestina. Lo chiamavano Gazzella, era un mediano elegante. Ecco, oggi avrebbe il problema forse di quella Tonnaro, già detto che è il centrocampo più difficile emergere, che allora ce la farebbe ma dovrebbe faticare. Intelligente e acuto, è lui che dà ordine alla manovra della squadra e arriva anche a mettere a segno 19 reti nelle sue 159 partite con la maglia del Toro. Grezar è stato probabilmente uno dei più bei mediani non solo che abbia avuto il Torino, ma che abbia avuto il calcio nazionale. Era geometrico, ecco, potremmo definirlo il geometra. I Granata sono ormai lanciati. Il 25 aprile 1943 a Bari il Torino, superato sul filo di lana, un battagliero Livorno, conquista lo scudetto, il secondo dalla sua nascita, il primo dell'era Novo. E non è finita, perché quel Toro lì, per niente sazio, fa sua anche la Coppa Italia per una coppiata mai riuscita prima d'ora a nessun'altra squadra. Torino vince il primo campionato e la Coppa Italia nel 42-43. È la prima squadra nella storia del calcio italiano che fa la doppietta, cioè vince campionato
e Coppa Italia nella stessa stagione. Novo ha di che rallegrarsi, se non fosse che fuori dai campi di calcio motivi di allegria non ce ne sono proprio. Il conflitto mondiale ormai sta assumendo contorni sempre più drammatici. Il mondo viene sconvolto, le bombe piovono sugli stadi e sullo stesso Philadelphia. Per salvare i suoi ragazzi, il presidente Novo organizza un valido escamotage. Ferruccio Novo affiglia, diciamo così, la squadra alla Fiat, alla impresa di Torino. Fa finta che i giocatori del Grande Torino siano dei dipendenti della Fiat. Non possono partire per il fronte perché devono lavorare in un'industria di guerra che deve produrre. In questi due anni si crea fra i giocatori una tale solidarietà, una tale amicizia, un tale rapporto di fraternità che negli anni successivi, quando poi incominciano a giocare davvero, frutta questi straordinari risultati. Finita la guerra, ritorna lentamente la vita e con essa anche il calcio. Nonostante le preoccupazioni e i disastri arrecati dai bombardamenti, Novo non ha di certo smarrito il suo fiuto e Coppa Italia nella stessa stagione. Novo ha di che rallegrarsi, se non fosse che fuori dai campi di calcio motivi di allegria non ce ne sono proprio. Il conflitto mondiale ormai sta assumendo contorni sempre più drammatici. Il mondo viene sconvolto, le bombe piovono sugli stadi e sullo stesso Philadelphia. Per salvare i suoi ragazzi, il presidente Novo organizza un valido escamotage. Ferruccio Novo affiglia, diciamo così, la squadra alla Fiat, alla impresa di Torino. Fa finta che i giocatori del Grande Torino siano dei dipendenti della Fiat. Non possono partire per il fronte perché devono lavorare in un'industria di guerra che deve produrre. In questi due anni si crea fra i giocatori una tale solidarietà, una tale amicizia, un tale rapporto di fraternità che negli anni successivi, quando poi incominciano a giocare davvero, frutta questi straordinari risultati. Finita la guerra, ritorna lentamente la vita e con essa anche il calcio. Nonostante le preoccupazioni e i disastri arrecati dai bombardamenti, Novo non ha di certo smarrito il suo fiuto e, con ancora maggiore convinzione, attesta una serie di colpi decisivi per perfezionare il mosaico granata, la cui guida viene affidata a Mister Ferrero. Le sue attenzioni, specie dopo il cambio di modulo tattico, sono ora rivolte alla ricostruzione della difesa. Arrivano il giovane portiere Bacigalupo, quindi Aldo Ballarin e Castigliano. Più il lancio di Maroso e Rigamonti. E in un colpo solo il reparto arretrato si completa con il meglio che il calcio italiano offre. Valerio Bacigalupo è il fratello di Maglio, portiere anche lui e già nella rosa del Torino dello scudetto del 1928. Il Baci lo chiamo così, no, perché era ligure come me. E allora cosa vuole? Avevamo una confidenza un po' più speciale degli altri. Tecnicamente Bacigalupo è stato uno. Con sentimenti quarto, forse che hai cominciato un po' prima, a essere uno dei portieri che usciva molto fuori dai pali, perché lo esigeva anche il gioco. È un portiere volante dallo scatto felino che molto concede alla platea. Dal 1945 indosserà la maglia, quasi sempre nera, di numero 1 per 137 volte. Bacigalupo, il portiere, divenne un grandissimo portiere con fatica certosina, costruendo il campione dentro se stesso con tenacia, prendendo delle sberle anche psicologiche. 1,5 milioni di lire. Questo, uno degli argomenti con cui Novo convince i dirigenti della Triestina a cedergli il cartellino di Aldo Ballarin, 23 anni, uno dei migliori terzini in circolazione, se non il migliore in assoluto. Diventa ben presto una colonna, Ballarin, che vestirà il Granata per 148 volte, andando a bersaglio in 4 occasioni.